Gentile collega, il caso che porta la tua osservazione è un caso di calcificazioni epatiche, in cui ti mostrerò qual è di abitudine il management da seguire. Guarda subito il liquido amniotico, guarda subito la placenta. Ricordatelo che nelle calcificazioni epatiche possono esserci delle cause infettive che danno luogo a una placenta piena di piccole calcificazioni e possono dar luogo a una diminuzione del liquido amniotico. Ma devi eseguire uno studio dettagliato di tutti gli organi prima di vedere il campo epatico. E quindi che devi andare a vedere? Vedi qui che ci stanno le calcificazioni che riguardano il fegato, vedi che non c'è ascite e abbiamo detto della placenta, e adesso andiamo a vedere piano piano tutte le cose che vanno studiate. Allora, le calcificazioni tu le vedi che sono prevalentemente lungo la glissoniana, ma in numero limitatissimo sono anche presenti nell'interno del parenchima epatico. Ricordati che la calcificazione può essere, ed è così, il più delle volte sine causa, o può essere espressione di un'infezione, o può essere un segno di cromosomopatia. Stiamo osservando il feto, e qui che cosa vediamo? Vediamo il torace, dove tu non vedi idrotorace, dove tu non vedi calcificazioni, dove tu non vedi segni a carico del muscolo cardiaco, perché te l'ho detto, che le calcificazioni a volte possono essere segni di cromosomopatia, e allora il cuore può rappresentare un indice importante in chiave di ottimismo o di pessimismo. Le calcificazioni epatiche fetali si verificano ogni circa 1000-1700 gravidanze, quindi rappresentano qualcosa di raro ma non di rarissimo. Ti abbiamo detto l'importanza dello studio cardiaco e ti ricordo che l'altra causa infettiva va studiata. Con quali esami? Con gli esami un poco generici di tutto il torco, ma tenendo presente che al primo posto devi mettere il citomegalovirus. Naturalmente, che cosa devi andare a studiare? Che non ci siano calcificazioni in altre sedi, quali l'intestino, il torace, eccetera. E qui non le troviamo. Devi fare uno studio attento di tutta l'anatomia del feto che appare regolare. Devi andare a studiare tutti gli organi, ma in particolare devi andare a studiare la testa per escludere calcificazioni intracraniche. Devi andare a studiare con attenzione l'addome. Devi andare a studiare con attenzione soprattutto il placenta. E ti ho detto anche il liquido amniotico. Qui vedi i due reni che sono regolari, qui lasciamo i reni e passiamo allo studio della testa. La testa la vedi qui, vedi una forma regolare, vedi un regolare cavo del setto, vedi dei trigoni regolari, degli atri regolari, un'insula normale, ma soprattutto non devi trovare calcificazioni e non ce ne sono. Quindi lo studio della testa è fondamentale, così come è fondamentale escludere la presenza di un'idrocefalia. Devono essere fatte le misurazioni, deve essere esclusa una microcefalia, ma tu lo sai meglio di me che quelle sono patologie evolutive che si rendono manifeste nel terzo trimestre. Devi studiare la faccia. Qui stai vedendo l'atrio. Devi studiare la faccia, perché? Perché devi andare ad escludere una cataratta congenita. Che c'entrerebbe, diresti tu? C'entra perché potrebbe essere espressione di un fatto infettivo, dare maggiore valenza ad un fatto infettivo. Qui tu vedi il cervelletto, qui tu vedi la cisterna magna, qui tu vedi una regolare plica nucale. E passiamo allo studio delle altri organi, ecco qui vedi tutto perfetto, te l'ho detto, il viso, vedi i cristallini che sono normali, vedi uno di qua e uno di là, e sono regolari.
Vedi un'ottima reattività, questo è un altro segno importante del benessere. E quindi devi ricordarti quello che è stato il messaggio iniziale. Guarda che nelle calcificazioni epatiche il più delle volte sono sine causa. Il più delle volte sono associate a una buona prognosi. Possono, richiedono soltanto una maggiore incidenza di patologie infettive e di cromosomopatia. E quindi devi fare le consulenze. Poi devi cercare di valutare dove stanno sistemate. Qui vedi quasi nella totalità lungo la glissoniana. Poi che devi fare? Devi tenere presente che devi fare un controllo a distanza di mensile per andare a vedere che non compaiano quei segni. Ulteriore calcificazione, idrocefalia, ascite, idrotorace, una cattiva ecostruttura placentare, una riduzione del liquido amniotico che rappresentano purtroppo un segno sfavorevole. Lo studio quindi deve riguardare tutti gli organi, tu lo stai vedendo bene qui, stai osservando bene la localizzazione di queste formazioni e adesso ci avviamo verso la fine. La fine, che cosa dobbiamo ricordare ancora? L'utilità di eseguire la biometria del fegato, ed ecco che te la faccio vedere, per escludere un'epatomegalia. Ancora, richiedere quei controlli a distanza, richiedere quelle consulenze infettivologiche, andare ad escludere anomalie associate, qui vedi che il cordone è fatto regolarmente a tre vasi, andare a riguardarci di nuovo il segno principale che sono le calcificazioni. E io, mentre scorrono tra poco le ultime immagini, io vi ringrazio dell'attenzione. Ricordiamo, le ultime immagini riguarderanno la placenta, che ha una regolare ecostruttura, e il liquido amniotico, che apparirà di quantità regolare e non diminuita, come si osserva frequentemente nelle infezioni. Grazie dell'attenzione.